Allora, professor Bassetti, io vorrei innanzitutto da lei un commento sulle parole del Presidente del Consiglio che ha detto non si può dire che abbiamo fatto tagli in sanità. Lei che è un esperto del settore, cosa ne pensa? Ma sono d'accordo, nel senso che mi pare che la cifra messa sul sistema sanitario nazionale sia una cifra significativa. I tagli, se ci sono stati, sono tagli che sono avvenuti negli ultimi 20 anni. Purtroppo, se guardiamo progressivamente, ci sono stati tagli per 37 miliardi, quindi è evidente che siamo tutti a chiedere sempre di più, però bisogna anche guardare evidentemente a quello che c'è di disponibile. Quindi io credo che più di così il pubblico non poteva mettere. Io credo che per il futuro bisognerà guardare anche ad altre forme di finanziamento del sistema sanitario. C'è sicuramente la parte del cosiddetto secondo pilastro, tutta la parte ovviamente della cosiddetta sanità integrativa, su cui probabilmente sarebbe il caso di lavorare, perché sono molti paesi europei che stanno lavorando, che lavorano da sempre su questo. Germania, la Francia hanno un sistema misto dove la sanità privata può, la sanità integrativa può aiutare. Poi credo che ci voglia sulla sanità un atteggiamento meno ideologico, cioè io lavoro in un ospedale pubblico e ne sono orgoglioso, ma non ho nessuna paura del privato. Noi dobbiamo competere, alla fine per il cittadino la prestazione deve essere gratuita e nei tempi e di qualità, poi chi la elargisca, se il pubblico o il privato, conta poco. Quindi questo è un concetto secondo me molto importante, che purtroppo nel nostro paese spesso è interpretato molto dal punto di vista ideologico. Quindi io credo che questo governo si sia trovato in una situazione di difficoltà che deriva evidentemente da una politica precedente. Quindi mi auguro che ci si voglia tutti insieme impegnare senza divisione. C'è troppa divisione oggi nella programmazione futura, la destra, la sinistra, il centro. Io credo che dobbiamo tutti concorrere a una migliore soddisfazione del cittadino senza più divisioni. Ecco, professor Bassetti, nel frattempo è arrivato un appello da 14 suoi colleghi a salvare il Servizio Sanitario Nazionale. Come commenta questo appello? Ma guardi, io francamente rimango un po' perplesso. Perché rimango perplesso? Perché intanto di questi 14 bravissimi, illustri scienziati, molti non si occupano di medicina e si occupano di, evidentemente di altre branche fondamentali della scienza, ma non di medicina, tra cui anche Parisi è il Nobel per la fisica. Allora io non mi permetterei mai di andare a dire che bisogna finanziare la nuova teoria per la legge di Ohm a un fisico. Ecco, bene, credo che oltretutto molti di questi firmatari non sono neanche membri del sistema sanitario nazionale e dicono che bisogna mettere più soldi nel pubblico, perché molti lavorano per università private o istituzioni private. Quindi sono rimasto un po' perplesso, mi sembra come dire l'uovo di Colombo. Sono 20 anni che mancano medici e infermieri, non è oggi. Quindi sentir dire da chi anche ha fatto parte di importanti istituzioni anche a livello del Ministero della Salute che mancano medici e infermieri, beh, dopo che qualcuno ha occupato cariche importanti e magari avrebbe potuto fare qualcosa per cambiare le cose, mi lascia un po' perplesso.